Ciao a tutti e buon lunedì di Pasquetta. Anche oggi siamo in cammino, ci troviamo sul Passo San Bordo. Abbiamo preso il sentiero 991 perché oggi ci recheremo al bivacco Ailof. Noi la macchina l'abbiamo lasciata giù al passo, ma l'altezza di questo bivio, quindi dopo circa 1,5 km, c'è un altro parcheggio. È una meta molto turistica in questa zona e infatti mi sa che non sarà come ieri, ma oggi troveremo parecchia gente. Andiamo! Una volta abbandonata la strada asfaltata, il sentiero diventa un classico sentierino di montagna, questo che state vedendo. Poco più indietro il cartello segnava come tempo di percorrenza 45 minuti. Adesso vediamo quanto ci impieghiamo. Diciamo che sono stati 45 minuti belli tosti, però guardate che panorama e come ci siamo alzati velocemente. Adesso l'ultimo pezzo e dovremo essere arrivati. Abbiamo da poco lasciato il bivacco Ailof, non abbiamo potuto fare molti video lì da vicino perché, come immaginavo, c'era molta gente. Adesso abbiamo preso questo sentierino e dobbiamo arrivare, non so se lo vedete, lì in cima alla montagna, alla croce. Quello che si vede laggiù in fondo è tutto il sentiero che abbiamo fatto, poi siamo saliti da questa parte e adesso ci troviamo in cima al Vallon Scuro, quota 1286. Dalla cima lì in alto siamo tornati in Forcella, adesso senza fare la strada di prima abbiamo attraversato questo pezzo e scenderemo da questa parte seguendo il sentiero numero 2. Questo è l'incrocio che abbiamo passato anche questa mattina. Adesso però andiamo da questa parte seguendo il sentiero 2 e così riusciamo a tornare sempre sul passo San Boldo, facendo anche oggi un giro ad anello, dove abbiamo la macchina. Come vi dicevo, per scendere abbiamo preso il sentiero numero 2 che ci porterà comunque al Passo San Boldo. Stiamo scendendo dolcemente, sempre in mezzo al bosco. Il sentiero è quello che vedete. Probabilmente è un po' più lungo rispetto all'altro. L'unica pecca, diciamo, di questi posti è che le segnaletiche sono proprio scarse o ridotte al minimo. E comunque, diciamo che anche oggi ci siamo portati a casa un bel giro. Quindi anche da qui io vi saluto. Tanto sì, vi ho già detto, ormai stiamo tornando alla macchina. Se vi è piaciuto questo video, come al solito, mettete un bel like e ricordatevi di iscrivervi al nostro canale. Ciao e alla prossima!